Beh, con quel sacco lì. Vabbè, c'hai lo zaino. Aspettate qui, Wow. Chiuso per quale motivo? Ci siamo solo. Questa è artificiale, questa parte qua. Allora, io negli anni 50 l'ho adottata. Ora questo, con questa un pochino di questo, certo si va. Se parla, io ti sono, ti sono guardato questa volta. Per capire la forma, i depositi che ci sono, spesso le concrezioni. Immaginate che Brasassi è come se fosse un pezzo di formaggio tutto collegato, tutto così, una vera roviera. Questo va anche fatto più per ogni tipo, io direi che sono 30 km di livello di più da meno. Ale, ci sto provando. Vedi? No, ho toccato questa lanciere, l'ho ordinata così. E tutto sto fango. Guarda che spettacolo davanti ste condotte. Le vedi? Sì. Non so che non mi quindi questa grotta da non c'è niente, sono 500 metri di grotta, è diventato oddio, siamo entrati qui dentro, ci sono funicoli che vanno ovunque, la vista è la felicità. Questa è un po', andiamo a fare vedere un ambiente un po' più ampio. Ahi, maledetto. Ma vai, lasci. Via, fissa la selfie e passa di là tranquillamente. Se uno lo fa, okay. La cordina, mette la cordina. Sto ancora pensando che... Quindi dopo se ritorna indietro di qua. Sulla colonna grande anche.
niente, ci arrivo. Mette lui via, no? Vai. No, no, penso peggio. Storia, è una bustina di plastica. Tanto se ripassa Luca, chi è che va avanti? Lorenzo! Andiamo a non zendere qua, Ripassiamo da qui, no? Sì. Non ci metti i piedi. No. Poi se restringe, va bene, dai. Ma è fattibile? Sì, è tutto fattibile. Ti passa bene anche lui, così. Occhio alla Jumar. Tieni. Diretti. Era un pipistrello. Visto? Devono essere bellissimi anche a volare i pipistrelli. Che bello. Questi sono blocchi di fango interi. Ora sì.